Credo che sia estremamente interessante questo progetto Ubora sotto molti aspetti, intanto perché avvicina il concetto di open source anche all'hardware, quindi anche ai medical device, concetto molto più noto ovviamente in ambito software, diciamo che è mutuato da lì. Una cosa che io trovo estremamente stimolante e interessante è quella di trasferire anche il concetto di gestione del rischio in questo progetto, perché è qualcosa che sui medical device, specialmente sull'hardware, ma da anni ormai anche sul software, è a livello europeo, a livello mondiale, è metabolizzato. E prima ancora di mettersi a pensare alla progettazione di un dispositivo medico, bisogna ragionare in termini di gestione del rischio, quindi essere certi di individuare quali sono le funzionalità e, a valle di quello, con delle metodologie che sono ormai standardizzate, capire quali sono i possibili rischi. Il rischio si intende il rischio nell'adottarlo? Il rischio nell'utilizzo, il rischio per l'operatore, il rischio per il paziente, un qualunque tipo di rischio. Pensiamo all'argomento più banale del mondo, no? Un cerotto, qual è il rischio che questo cerotto si stacchi? Oppure qual è il rischio che il materiale contenuto nel cerotto possa essere tossico, possa essere dannoso per il paziente? Qual è il rischio di infiammabilità? Ecco, questi possono essere, per fare proprio un esempio banale, alcuni dei rischi. Chiaramente al crescere della complessità del dispositivo di cui stiamo parlando aumentano i rischi, sia in termini di numero sia in termini di pericolosità. Quindi avere ben chiaro che ci sono delle metodologie standardizzate per poter gestire questo rischio, intanto identificarli, no? Capire quali sono i rischi con cui abbiamo a che fare. Dopodiché lo scopo finale è ridurre tutti questi rischi ad un livello che viene definito accettabile. No? Quindi definire un livello di accettabilità di rischio e fare di tutto, anche con interventi che possono essere di formazione del personale, interventi che possono essere di procedure nell'utilizzo del nostro dispositivo, ma tipicamente interventi poi tecnologici. Come modifico il mio dispositivo per fare in modo che quel rischio sia contenuto, sia gestito? Ma nel contesto di Ubora questa cosa lei la vede molto interessante, perché si deve riuscire a individuare questi livelli, questi standard, per apparecchiature che però devono essere più semplici, meno costose, più utilizzabili. Questo è il punto. Diciamo, il concetto base è che più semplice e meno costoso non debba significare meno sicuro. Si riescono e si possono riuscire assolutamente a fare delle cose eccellenti in termini di sicurezza, pur mantenendo l'obiettivo di mantenere il dispositivo semplice, facilmente condivisibile, quindi open source se vogliamo. Non c'è una correlazione diretta tra meno costoso, quindi più rischioso, e non ci deve essere. Quello che è importante è fornire agli utenti di questa piattaforma anche degli strumenti per rendere il tutto più semplice, per rendere più semplice l'approccio.